E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati su The Sims 4 pronti a chiedere la mano. Avete pregato, ti prego, chiedile la mano, ti prego, Caterina, come si chiama? Caterina, si chiama Caterina, sì, Caterina. Chiedile la mano, spositi, fai figli, una famiglia, 1000 figli, ti prego fallo. E allora, come non accontentarvi, chi sono io per andare contro di voi? Nessuno, quindi andiamo a sposarci ragazzi, giorno importante, cerimonia, partiamo! E allora eccoci signori miei, guardate. E poi vedete perché la chiami bollente. Ma guardate, come fai a non chiamarla bollente? Guardate qua, che gran pezzo di donne che ci siamo trovati. Molto flirtante, ormai fanno tutto da soli. Bene. Allora io direi, visto che dunque possiamo organizzare, se non sbaglio, pianifico un evento sociale. Vediamo se c'è il matrimonio. È un po' che non gioco ragazzi, come ben detto. Perciò potrei, che stanno a fa? Basta chiacchierare, basta. Pianifichiamo sto matrimonio, no? Allora, festa in casa, festa con c'è, festa con me, nozze, eccolo qua. Pianifichiamo le nozze, signori. Che dobbiamo fare? Ah, ok. No, non te ne andare, Caterina, perché? Dunque, ho capito che prima di poter organizzare le nozze dobbiamo effettivamente chiederle perché Giuseppe, che cazzo organizzi se lei poi non dice sì? Il gioco, che intelligente, dice. Ovviamente, dice il gioco. E vabbè, purtroppo Caterina se n'è andata. E vabbè, lo chiederemo appena rientrerà. Dunque, noi cosa dobbiamo fare? Che giorno è oggi? Sabato. Lavoriamo oggi? No! Quindi, cosa fare se non... Che cazzo famo? Dunque, abbiamo 1600. Ancora abbiamo troppo poco. Quindi, giochiamo a blocco. Vediamo i nostri bisogni. Con la magia dell'editing mi sono spostato ragazzi, mi sono messo qua perché mi sono ricordato durante la registrazione che mi avete detto mi devi spostare, dalla non riusciamo a vedere i tuoi bisogni. Bene, ecco, l'ho fatto, grazie a Dio me lo sono ricordato nonostante il mio Alzheimer che avanzi. Volevo fare in realtà aggiornare qualcosa, ma non me lo fa aggiornare perché ha bisogno di livello 4. Ok, ma credo dobbiamo comprare un libro. Dunque, ci serve una libreria. Libreria, compriamo una libreria perché i libri sono importanti, se no restiamo ignoranti. E ci serve una libreria. Vediamo un po'. Cerca libreria. Libreria, ok. Ah, ecco, questa qua. Vabbè, la mettiamo qui, la nostra libreria. Ecco, così. Prendiamo un libro. No, che fa? No, torniamo vivi. Prendiamo un libro, leggi. Qualcosa che ci possa permettere di avanzare con la manualità. Cucina, baby billy, battuti di bordaggio, non ce ne abbiamo più bisogno. Carisma. Ecco, questo per aumentare il carisma. Cogliere l'attimo. Ma dove, che cacchio? Compiti, cucina, dodi, ma porca miseria. Eccolo qua, allora, manualità volume 1, cerca di non morire. E compriamolo. Abbiamo preso. Oh, vediamo se lo possiamo leggere. Grazie agli oggetti questo si possono trovare nella libreria per cui li hai acquistati. Ok, leggi qualcosa. Ah no, no, random. Leggi il libro che voglio io. Leggi. Dove sta? Manualità. Ecco, leggi qua a Pasquali. Basta giocare, leggiamo un po'. Ah, questa è l'abilità di manualità. Vediamo se adesso possiamo aggiornare. Aggiorna. No. Livello 9, livello 8. Oh. Vabbè. Lo so che hai dei bisogni, caro Pasqualino. Lo so. Ma mo mangiamo. Certo, siamo poveri come la merda, però. Dai che stiamo arrivando. Attenzione, Pasqualino c'è. Livello 2, ottimo. Bene, no, non bere. Stavo scherzando, non bere. Non bere che tutto è avvelenato, ripulisci. E prendi gli avanzi, ok, sperando che siano buoni. Vabbè, se no una dissenteria non ce la toglie nessuno, ma vabbè. Può capitare, no, sembrano buoni, sembrano. Qualità normale, ok, non sono almeno avariate, che era proprio quello che ci interessava. Usiamo il bagno, facciamo una veloce doccia. E sì, io direi, visto che è mezzanotte e mezza, andiamo a dormire. Bene, guardate come si diverte il buon Pasqualino, lalalero, lalala.
andiamo a dormire. Ottimo, è l'una e 40 e il pasqualino si è addormentato. Ecco il nostro pasqualino che è appena sveglio. Come fa a non leggere manuali di manualità, voglio dire, è il minimo che lui possa fare. Vediamo se possiamo, ma non possiamo aggiornare niente. Ah, mancano due parti per aggiornamento comune. Ma che cacchio. Boh, vabbè. La fame ci sta prendendo lo stomaco. Vabbè, basta leggere. Ok, grazie Pasqualino. Vediamo se possiamo aggiornare il frigo. Ma che cazzo possiamo fare allora? Scusate. Vabbè, non possiamo fare niente, capito. Prendi gli avanzi. Mangiamo il nostro bacon. Questo lo si può riporre. Oh, riponiamolo. Facciamo un po' d'ordine. Che dov'è Caterina? Che ore sono? Le 10. Sì. Chiacchiera con. Chiacchieriamo con Caterina. Invitiamola a casa. Invita nell'otto attuale Caterina. E chiediamole la mano. Dai, Pasquali. Caterina arriverà molto presto. E questo lo si sapeva. Eccola qua, subito. Ma dove starà? Fai fighi, subito. Partiamo alla grande. Via. Pasqualino è voglioso. È 35 anni questo che sta in bianco, giustamente. Deve recuperare il buon Pasqualino. Adesso le proponiamo subito le nozze dopo questa grande prestazione. Prima che ci ripensi, dai consigli. No, altre scelte. Romantico. Ma perché quando cerco le cose non le trovo mai? Com'è possibile? Eccolo, proponi le nozze. Ah, attenzione! Aspetta, mi metto a favore di telecamera. Sto rovinando tutto, eccolo! L'anello! Caterina, guardate, sembra felicissima! Lo osserva! Lo mette al dito! E le piace! Ha detto sì! Caterina ha detto sì! E adesso possiamo pianificare l'evento, no? Caro il mio rompipalle, dov'è? Dunque, viaggia, chiedi... Io non capisco il perché ogni volta che io cerco qualcosa, quando non lo cerco lo trovo subito. Appena lo cerco non trovo più niente. Dunque, dov'è? Oh, pianifico un evento sociale. Ma porca miseria, non trovo più niente. Nozze, ma perché non lo posso fare? Scusate. Ma forse perché non conosciamo nessuno? Ragazzi, chissà il perché io non posso organizzare questo cazzarola di matrimonio. Me lo faccia sapere, per favore. Ah, Peppe, che cavolo, va. Chiacchieriamo con qualcuno che non sia Caterina a sto punto, ragazzi. Vediamo se riusciamo a farci degli amici. Dov'è? Dov'è Caterina? Ah, ecco, sta leggendo. Brava, leggi. No, non voglio chiedere. Ma perché non c'è mai quello che cerco? Ma mi prende per il culo sto gioco. Dov'è chiacchiera con? Vabbè, non c'è chiacchiera con. Allora, io direi di andare fuori. Invitiamola fuori a cena. Vediamo se c'è. Chiedi di essere o no. Fuggi immediatamente. No. Ok. C'è fuori a cena. Invita A. Invitiamo. Viaggiamo. Viaggiamo verso l'infinito. Dove va? Ma non ho premuto. Allora, torniamo nel nostro lounge bar, che è stato il nostro nido d'amore, quello che ci ha permesso di conoscerci. Torniamo alle origini e vediamo un po' se riusciamo a conoscere qualcuno che ci possa fare da testimone. Oh, eccoci qua, in realtà siamo soli, io l'avevo invitata, ma... vediamo se riusciamo a fare amicizia con... Non... Presentazione divertente. Aspetta che arrivo, Arrivo subito a... come ti chiami? Allora, arrivo subito. Ma che è, un bambino? Ah, no, un adulto, bene. Siamo amici, diventiamo amici, mi raccomando, perché mi servono dei testimoni. Annoiato, ottimo. Noi sì che sappiamo come prendere le persone, con un momento sincero. Rallegriamolo. Racconta una storia coinvolgente. Entusiasmati per i cani, che va sempre bene per tutti. Impara a conoscere. Discuti le strategie di gioco. Dai consigli sulla liberazione, ma chi se ne frega. Chiedi della carriera. Amichevole. Ah, no, braccio mi sembra esagerato. No, l'abito non ne hai nudo. Discuti degli interessi. Vabbè, facciamo questo intanto. Siamo diventati amici? È snob. Lorenzo è un po' snob, si vede. Infatti se n'è andato, non ci ha cagato di striscio. Bene. C'è sempre la vecchiaccia qua. Ah no, questa è diversa. È un'anziana. No, magari ci schiatta al matrimonio. Presentazione amichevole. Però, guardate Jessica Mariani, attenzione.
Su su. Vediamo adesso. Felice fidanzamento ufficiale. Segnati la data. Sì, ma io volevo pianificare in realtà il matrimonio, ma non me lo fate fare. Adesso si può fare, signore? No, non si può fare. Ah, non hai denaro sufficiente. Porca miseria, tutto qua è 3 ore che cerco di cervellarmi del perché io non posso sposarmi. Non ci avevamo i soldi e bastava dirlo subito, no? E vaffanculo. E mo domani che 7300 simoleon ci serve. Vabbè, domani lì. Vabbè, noi restiamo qua, facciamo un po' di amicizia, facciamolo interagire con qualcuno che anche come si chiama? Veron. Ah, quella dodale, questa è quella dell'altra volta, quella che sembrava un po' incinta, credo che lo sia effettivamente. Chissà se è il nostro Lorenzino. Ah, Lorenzo Colombo è quello. Ah, si è vestito. Il nostro tipo un po' snob. Ecco Katrina, lei? Ah, tutti qua sta. Vabbè, e che famo? Ah, Katrina. Questa è anziana. Giusto? Stefania Pellegrini. E questa è Laura Caruso. Vabbè, diciamo che abbiamo interagito abbastanza con il nostro pubblico, eh? Io andrei un attimino in bagno, che poi l'altra volta non l'avevo visti, mannaggia. E in realtà invece c'erano. Basta. Basta, ho detto vai in bagno! Ma perché non mi ascoltano mai? Non vuole andare in bagno. Bene, andiamo a casa. Andiamo a casa, basta, mi hai fatto seccare. Dov'è la casa? Dove cazzarola si va per andare? Eccolo qua, andiamo a casa. Casa, dolce casa, home. Selezione sim, no, sono Katrina. Non esageriamo adesso, non è perché abbiamo degli amici, dobbiamo invitare tutti a casa. Appena ci facciamo la nostra casa, ragazzi, facciamo party e feste, sesso, droga e rock and roll proprio. Spacchiamo tutto. Oh, eccoci qua, andiamo subito a fare un po' di fichi con Katrina. Il che ci sta bene, mangiamo. Io direi di mangiare, scusate, ancora con qualche problema con la telecamera. Effettivamente queste luci fanno un po' schifo, vabbè, lo so, ma che ci possiamo fare? Facciamo latte, che ci sta bene, in realtà no, però vabbè, è una cosa veloce. Usiamo, igienizziamoci e dormiamo, ok. E Katrina nel frattempo fa un po' quel che cazzo le pare. Bene, divertiamo, benissimo, guarda, l'abbiamo distrutta, una donna distrutta, non riesce più a stare in piedi, bravissimo. Guardatelo l'uomo, dov'è? Guardatelo qui, fiero come prode, il nostro eroe. Guarda che ha distrutto tutto. Che fa la pipì pure il bagno? Che sta facendo? Lo ripariamo. Abbiamo letto il nostro libro apposta. Eh no, a questo punto non va più a letto. Lo ripari e poi dormi, così ti impari a distruggere tutto. Caro il mio Pasqualino, guardatelo. Fiero della sua prestazione, come si lava, come si fa la doccia. Bene, bravo Pasqualino. Ripariamo il bagno. Ah, ecco, abbiamo ottenuto le parti per l'aggiornamento. Ecco come si fa. Trova dei componenti. Allora, troviamo dei componenti. A sto punto poi laviamo, asciughiamo e poi dormiamo. Abbiamo finito qua? Ah, Pasquali! Dai, no? Oh. Ah, noi dormiamo e lei si sveglia. Guardate un po'. Le cose buffe, ora devo proprio andare. Vabbè, sono anche le 3 di mattina, voglio dire, cara Katrina. Ha lasciato anche le luci accese, Katrina, maledizione! Ah, ma chissà se abbiamo una bolletta noi? No, non l'abbiamo. Non è stato bene, ottimo, meglio così. La posta di oggi è stata consegnata. No, postino, se ne vadi! Vadi, via! Le bollette, no, ci dobbiamo sposare! Via, entro 48 ore! Ma che cosa è? Scusate, E che bollette sono? Poi pagare solo il telefono e il computer. Ma porca miseria, ma ci dobbiamo sposare? No, ma basta dormire poi. Quanto cazzo non la dorme questo? Servi, no, non servire. Fai colazione, uova e toast. Dobbiamo andare al lavoro, Pasqualino. Perché ci serve denaro. Ci serve, ma oggi che giorno è? Lunedì, ma oggi lavoriamo? Scusate, fammi vedere. Sì, dovremmo andare al lavoro. Madonna, siamo ritardissimo, basta mangiare. Poi mangiamo al lavoro, andiamo. Andiamo al lavoro, ci servono soldi. Bene, siamo al lavoro. Siamo tornati, 423.106, dovremmo avere i soldi sufficienti per sposarci. Katrina vorrebbe venire, ma vieni Katrina che ti faccio divertire io come ben sai.
Allora, andiamo. Divertimento ne abbiamo ben poco. Un attimo, divertiamoci. Questo possiamo finirlo? Qualità eccellente. Sì, io direi di mangiarlo. Prima di mangiarlo, poi qua butta via. È necessario un bidone. Non compriamo niente al momento. Non possiamo spendere soldi. Allora, pianifica l'evento nuziale. Perfetto, proprio questo è. Ah, finalmente 1000 euro. E chi cazzo invitiamo? Ah, vabbè, invitiamo Laura Caruso. Tutti li invitiamo, tutti quanti. Anche qua il mafioso giapponese Dennis Kim. Sette ospiti, fornitore di catering. Che cazzo non ne so. Ebbene, lei. Mixologo. Ah, fai un po' te, va. Musicista, nessuno. Bene, il matrimonio più triste del mondo. Un luogo dove ci sposiamo? Al museo? Al parco? Al bar, al lounge bar, ragazzi. Cioè, pensate che il romanticismo sposarci nel luogo in cui è nato e sbocciato quell'amore sarebbe, non lo so, fa il sogno di tutte, io credo. Il sogno di ogni donna sposarsi proprio nel luogo in cui si è conosciuto il proprio partner. Ma proprio ci sposiamo così, pam pam, subito. Ho capito, bene, bene, bene. Ah, già siamo pronti, ma che ho fatto? Sposati, è come se. Non lo so, sono un po'. Scusate, ero un po'. Sposati con Catena, sposiamoci. Così, proprio, no. Allora. Auguri! Auguri! Che cerimonia splendida! Fantastica! Auguri! Basta, ci siamo sposati o no? Beh, ci siamo autocelebrati, ufficializzati il matrimonio. Auguri! Beh, non ne frega una mazza a nessuno. Ottimo, il matrimonio più triste di sempre. Parla con gli ospiti per 2 ore. Vabbè, parliamo con gli ospiti per 2 ore. Andiamo a parlare con gli ospiti. Caterina, non ti seccare, sì, un attimo mi intrattengo con Ishimuro Katsumo, come si chiamava questo? Dennis Kim, Dennis Kim. Stiamo parlando, eh? Fai che si impromessi sposi si bacino. Ma ci siamo baciati, no? Dov'è? Caterina? Dove cazzo sta mia moglie? Oh, che già l'ho persa, ma ho il tempo di esserci sposati. Che fa questo? C'è gente pazza un po' in questo The Sims, eh? Gente un po' psicopatica. Vabbè, ci siamo persi a Caterina, ragazzi. Io non voglio dire niente, non voglio essere. Forse qua al bar il brutto ubriacone. Eccola qua che beve. E allora, vabbè, allora uniamoci, no, uniamoci. Chiamata dal gruppo. No, andiamo dallo snob e lo abbracciamo così siamo felici. Ebri di gioia. Abbracciamo lo snob e guarda, lui pure come ci abbraccia. Attenzione. Parliamo per 2 ore. Prendi la prima fetta, ma la prima fetta dov'è? Ah, non ce l'abbiamo la prima fetta perché non c'è nessuno a fare il catering in realtà. Io credo, nella mia ignoranza, io credo che sia così. Il divertimento sta ai minimi storici, ma non ci stiamo divertendo, scusate. Che famo? Mi butto in piscina, se mi butto in piscina ci divertiamo? Nuota e chiacchiera qui, ottima idea, ci saranno 0 gradi, masticazzi, non ci buttiamo. Pronti a un'indigestione. Ecco, tutti che si buttano e ci seguono. Pronti a un'indigestione, stiamo per morire probabilmente. Guardate con i piedini come fanno. Ah, che carini. Vabbè, come flirtante. Con Caterina. Caterina, ma che si è messa il cappello? Vabbè. Caterina è diventata buona amica di Pasquale. Ma se siamo marito e moglie. Ma che mamma mia, oh. Ma che buona amica. Vabbè, ragazzi, si è fatta una certa. Io non vorrei dire niente, ma come disse Shevchenko. Io andrei. Bene, andiamo. Grazie a tutti. Prendi le. Vabbè, baciamoci così completiamo anche l'obiettivo. Scusi, eh? Scusi, si fermi. Dunque, altre scelte. Romantico. Bacia. Bene, prendi la prima fetta. Non c'è perché non abbiamo nessuno che ci abbia fatto una torta. Grazie a tutti per essere venuti. Andiamo Caterina, sì, andiamo a consumare la prima notte di nozze e possiamo andare, bene. Possibile viaggiare? Che c'era scritto? Perché un evento. Ah, ok, un evento sociale è attivo, ma io sto a morire di sonno però. Vabbè, andiamo in bagno almeno, va. Vai, andiamo in bagno.
Vabbè, ma quando finisce sto matrimonio, signori? Tempo rimasto? Vabbè, io lo finirei questo matrimonio che è stato bellissimo, per carità. Terminiamo in anticipo, appena sposati. Vuoi andare a vivere insieme? Sì! Andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo anche Katrina Caliente, per carità. Qual è? Questo è uguale. Nina, la sorella, infatti, assomigliava, assomigliava. Ecco, vediamo la sua famiglia. Katrina Caliente, che è nostra moglie. Abbiamo poi Dina Caliente, che immagino siano le due sorelle, Dina e Nina. Dina e Nina, guarda che. Dina, Nina e Katrina. Beh, complimenti ai genitori per la fantasia. E Don Lotario, ecco, il prete fratello della famiglia. No, perché io non la. Ma perché ha messo gli unici due che non volevo? Lei. Una ne ho moglie. Stop. Lei, giusto? Katrina Caliente. Bene, separe e unisci. Bene, separiamo Katrina e la uniamo alla nostra famiglia. Quindi ora abbiamo due personaggi da controllare. Andiamo subito a casa, ragazzi, che è un po' tardi. È un po' tardi. Il nostro Pasqualino è stanco e avvilito. No, non voglio invitare nessuno. Ma non volevo invitarli. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, ciao a tutti. Grazie per essere venuti. Katrina, levati dalle balle. Io devo giocare perché sto a morire. Mi manca troppo divertire. Tu vai in bagno. Vai in bagno. Vatti a fare bella e fatti una bella doccia. Ma perché mi stanno entrando tutti in gamba? Chi mi ha invitato? Ma porca miseria! E vi potete levare dalle balle? Gentilmente? Butta tutti fuori, cioè butta tutti fuori. Chiedi di andare via a tutti. Qualora fosse possibile, non vi fosse troppo. Sono le 5, è tardissimo! Devo dormire, levatevi! Basta giocare! Via, 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 andate via! Chiedi di andare via, chiedi di andare via. Ma che cavolo fanno poi? Chiedi di andare. Via, via, devo dormire, via, devo dormire. Dov'è Katrina? Dobbiamo dormire, Katrina, dormiamo. Voi state qua, fate quello che volete, non mi sembra molto rispettoso per la nostra privacy. Ma tant'è, cari amici miei, che se vi levaste dalle balle. Guarda, questa che dorme sulla sedia, ma che cos'è, mamma mia, ma che cos'è, che cos'è? E allora, ragazzi, vista l'invasione di tutti i nostri amici e invitati al matrimonio, io direi che per questo episodio è tutto. Come abbiamo visto, ci siamo sposati. Come avete ben detto voi, ci siamo sposati con Katrina. Adesso la domanda è: figli? Non figli? Quanti figli? Perché figli? Cani? Ancora dobbiamo prendere i cani, cioè gli animali domestici. Prima di prenderli, però, ragazzi, io aspetterei perché siamo un po' a corto di finanze. Abbiamo solo 106 simoleon e abbiamo le bollette che incombono sulla nostra testa. Quindi, prima di prendere, aspettiamo magari un altro episodietto, così raccogliamo un po' di denaro. Non so neanche effettivamente Katrina che lavoro faccia, andiamo a vedere anche questo il prossimo episodio. Quindi, come sempre, vi chiedo, ragazzi, di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, di lasciare un like al video, alla pagina Facebook che trovate in descrizione. Condividete il video con i vostri amici, spargete la voce, fate tutto il ciò che è possibile e noi ci vediamo al prossimo video con la coppia Katrina Pasqualino. Ciao!